anni fa avevamo iniziato le prime vasche di idromassaggio da interno più o meno importante, dove non si vedeva i getti. Abbiamo fatto questa linea continua di luce dove erano nascosti i getti, con una performance tipica da idromassaggio e da home. Abbiamo iniziato l'anno scorso quello che sono le mini piscine, sono normalmente piene di bocchette molto importanti e fanno un massaggio molto più intenso. La difficoltà è stata quella di utilizzare questa etimologia progettuale della linea dove non si vede nulla e passarla a questo mondo di prodotto che è molto più performante, un po' come disegnare una utilitaria sopra un SUV, insomma quasi un trattore. Penso che ci siamo abbastanza riusciti. Abbiamo dunque due divisioni, prodotti per la casa, all'interno di una casa, e prodotti per l'esterno che possono anche migrare a seconda della dimensione della casa. Quest'anno presentiamo invece questa performance, questo modo di lavorare con i materiali, la fibra di vetro, le resine, su un prodotto molto più compatto. Diciamo è la prima piscina molto piccola, che è qui, la Shadow, che ha un processo simile a quella della linea continua che le spiegavo prima, ma in questo caso è un tassello a modulo, una specie di pezzo che nello stampo si ritira, dunque è più semplice da produrre e costa meno. Dunque è molto più appetibile, era poi inutile fare a tutti i costi un esercizio stilistico e qua è sufficiente per fare questo tipo di cose. Sono abbastanza contento perché di solito è difficile fare un prodotto entry level ben disegnato, molto più facile fare degli aeroporti, delle cose gigantesche, si presentano meglio, infatti questo è un buon esempio. Parlando prima della riga di luce con delle funzioni, questo capitale che nostro, mio, quello della 3S, l'ho portato nella sauna, dove c'è tutto un progetto di accatastamento di pannelli e l'intersezione è una lama di luce. Tutta la struttura invece è un legno che è stato cotto ad alta temperatura, è un legno termotratato. Per noi la sauna è un'avventura nuova. Quello che volevo evitare di fare una cosa non credibile. Queste saune con le porte di vetro, dove hai dei spifferi dappertutto, not for me. Cerco di fare delle cose che funzionano bene, c'è una vera porta che si chiude, che fa schlong quando è chiusa, eccetera, eccetera. Dunque la macchina di per sé deve funzionare. E penso che sia questo un po' il fil rouge che abbiamo su tutti i nostri prodotti.